Hanno deposto una corona di fiori ai piedi della sua lapide. Questa mattina del colano la commemorazione di Salvatore Barbaro, vittima innocente della Faida Traclan. Il 13 novembre 2009 fu barbaramente assassinato a Via Mare. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Ricordiamo Salvatore Barbaro ma ricordiamo anche una città che prima era ostaggio della malavita organizzata e grazie al coraggio dei commercianti e al lavoro straordinario delle forze dell'ordine e della magistratura adesso è una città libera. Questa strada verrà intitolata a Salvatore Barbaro perché vogliamo ricordare un ragazzo che è stato ucciso per errore, semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss. E anche qui verrà riqualificata questa strada attraverso una passeggiata archeologica perché l'obiettivo dell'amministrazione è costruire, è costruire intorno alla cultura e alla legalità. Dove prima c'era la Camorra, domani dovranno esserci i turisti, i giovani e la bellezza. Ricordare chi ha perso la vita per una situazione di fatto che per fortuna sta cambiando, grazie all'attività meritoria dell'autorità giudiziaria, dei carabinieri, della polizia, cioè di tutte quelle forze sane che agiscono sul territorio e dal quale ci si aspetta ulteriore riscatto, perché questo è il bello di questa... Regione di queste zone che c'è l'energia, la competenza per fare bene, per risolvere un territorio che ha bisogno di legalità, che ha bisogno di serenità, che ha bisogno di quieto per crescere nella cultura e nel lavoro. Una vittima innocente, una delle tante vittime innocenti. Qui 11 anni fa, era il 13 novembre del 2009, ma l'importanza del ricordo e della memoria è fondamentale per le generazioni che non hanno vissuto quel periodo, perché certo oggi Ercolano non è più quella Ercolano lì, eh, c'è stata l'associazione anti-racket, c'è stata una mobilitazione della società civile, però è una ferita che non è ancora chiusa e non sarà chiusa. Questo è il punto per cui l'importanza della memoria è fondamentale per evitare anche la conoscenza ci aiuterà a evitare di tornare in quel disastro che è stato Ercolano fino a pochi anni fa attenzione anche perché non abbiamo vinto